Buongiorno, buongiorno a tutti, ve l'ho riportato in occasione del derby. Ciao Francesco. Un saluto a tutti, sono tornato. Sei bello fomentato, guarda che c'è il derby, Lo so. eh. Che come? Allora, noi... Si sente nell'aria il derby. E si sente, esatto. Io e te non ci eravamo sentiti dopo il calciomercato, infatti volevo partire da qui e volevo chiederti... Se questo calciomercato estivo del Milan, compresa l'ultima giornata, ti ha soddisfatto, se ti piace la squadra o se ti aspettavi qualcosa in più. Ma guardate, io sarò aziendalista fino al midollo, ma ti dico questo: piuttosto che un calciomercato strappato all'ultima giornata, improvvisato, fatto male, spendendo troppo, preferisco un calciomercato ragionato, con calma. Gli affari, secondo me, non si possono fare all'ultimo giorno perché deve essere un qualcosa di pianificato, un qualcosa di studiato per noi che non andiamo a vincere subito, quindi andiamo a vincere sul lungo termine e possiamo permetterci anche di costruire la squadra, no? Con calma, mettendo delle pedine indispensabili e togliendo delle pedine superflue, come stiamo facendo con grande fatica, con grande sacrificio e secondo me bene. Poi non è arrivato il difensore centrale, va bene, adesso torna Romagnoli, non è un disastro. Kier sta giocando bene, mi sembra, no? Non è arrivato l'esterno destro. Va bene, non importa, andiamo avanti, lottiamo. Beh, è arrivato un giocatore che a mio avviso in molti hanno sottovalutato l'arrivo perché può fare veramente bene ed è Dalot. E poi c'è Brahim Diaz che ragazzi, Brahim Diaz ha già fatto bene nelle prime uscite e sembra l'upgrade incisivo di Leao, non so se sei d'accordo. Sì, beh, li vedo un po' diversi come tipologia di Sì. giocatore, però sicuramente diciamo che sono entrambi due giocatori di prospettiva, però Brahim Diaz lo vedo più una certezza rispetto a Leao. Leao ha Esatto, ancora quello intendo, quell'incognito. è più diciamo concreto, ecco, è più concreto. Sì, cioè Brahim Diaz non ha trovato spazio fino ad oggi per il semplice fatto che ha giocato nel Manchester City e nel Real Madrid, ma in una qualsiasi squadra sarebbe titolare inamovibile, una squadra normale, si dice. Certo. Quindi voglio dire, a me piace molto, mi piace come gioca, mi piace come tocca il pallone, è un giocatore elegante, a me sono quei giocatori che piacciono, c'è poco da fare. Ma guarda, questo Milan qua comunque mi ricorda un po' la Fiorentina di Prandelli, nel senso quelle squadre lì che puntano a fare outsiderismo e salutiamo The Outsider anche, eh? Lo salutiamo Assolutamente. The Outsider perché il suo Milan è un po' un Milan d'outsiderismo, quelle squadre che stanno lì attorno al quarto posto, quinto, così. E magari ti fanno sognare di poter fare magari qualcosina in più, anche se poi alla fine faranno qualcosina in meno, però intanto sogni, no? È quello Sì. il vero viaggio di scoperta. Ma sì, è come, capito, avere il biglietto della lotteria in tasca, tu non guardi l'estrazione, lo tieni in tasca e puoi sempre aver vinto, ma non lo vuoi sapere. Esatto, come quel nostro che ha vinto, ha sotterrato i soldi e sono marciti, è giusto così. Giustamente, è una ribellione verso il capitalismo. Esatto, esattamente. È il capitalismo onirico, diciamo. E ti faccio un'altra domanda: come la vedi quest'Inter, diciamo, con l'occhio del cacciavite milanese? Ti piace? Ti convince? Ma ti dico, l'Inter chiaramente ha molte più responsabilità del Milan e questo è il suo punto debole, nel senso che comunque, sai, quando paghi un allenatore 12 milioni, quando c'è una squadra che è costruita comunque per vincere, perché quest'anno deve essere l'anno dell'Inter assolutamente, e le pressioni si fanno sentire. E dico, non è così scontato, nel senso che comunque ci sono tanti nomi importanti, tanti giocatori di personalità insieme a dei giovani. E non è semplice trovare l'amalgama, anche per un Conte che è uno navigato, che è uno che sa far girare bene le squadre, non è un affatto scontato secondo me. Quindi l'Inter deve essere brava a reggere la pressione della squadra costruita per vincere, mentre noi siamo molto più free, siamo molto più outsider, come detto giustamente. Sì, assolutamente. Per lo scudetto vedi favorita l'Inter o la Juve? Ma diciamo che la Juve io la vedo in calo e l'Inter in crescita, no? Mi accodo un po' a questa retorica generalizzata, no? Quindi secondo me il gap
si è ulteriormente ridotto da questo punto di vista. L'Inter ha costruito, nonostante la batosta in finale di Coppa, che comunque si vede che gli pesa Hai tuttora. goduto? Beh, vi direi una bugia se dicessi il contrario, chiaramente, no? È come i nostri cuginetti hanno goduto come dei pazzi ad Istanbul. Io mi permetto ogni tanto Certo. qualche piccola, no? Come si Una dice, pontatina magistrale. goduriosa. Ma sì, ma non siamo ipocriti, ma poi è bello così, è bello Ma prendersi per certo. il culo per le sconfitte, è quasi più bello che vincere. Ma a noi di vincere non ce ne frega un cazzo, io non voglio vincere, io voglio andare a giocare le coppe in Europa, mi basta quello. Io voglio tifare contro le italiane in Coppa. Sono fatto Anche, così. certo, assolutamente. Quello è consentito. Posso? Posso. Esattamente. E questo ONG Sailmaker come... Oh, mica male, eh. Diciamo che sì, dai, è un po' impreciso a volte, mi fa un po' incazzare perché fa delle cose fatte bene, però ogni tanto è ancora mo un po' mollino, eh? Quindi, ma comunque è Deve giovane, ci sistemare il sta. transponder. Esatto. A volte Adesso con capita in dei porti l'abolizione sbagliati. dei decreti sicurezza si prevedono delle grandi prestazioni sia È le vedove. vero, è vero, è vero. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione. Poi ti chiedo un'altra cosa. Hai un risultato che ti senti su questo derby? Hai un sentore, un qualcosina? Allora, si sente un po' che potrebbe essere, ogni volta lo dicono, ogni cazzo di volta è il derby di arriscato del Milan e ne stiamo perdendo una valanga di fila. C'era ancora Mihajlovic quando abbiamo vinto, c'era ancora Niang quando abbiamo vinto l'ultimo derby in campionato. Vabbè, comunque, al di là di questo, dico, sai, ci sono due grandi numeri che si sfidano, nel senso che l'Inter è in serie positiva nei derby da un bel pezzo, il Milan è in serie positiva di vittorie, anche lì una bella lunga serie. E quindi vediamo chi rompe la statistica, no? Quindi dico che boh, potrebbe essere, però restiamo cauti. Io dico che è probabile anche un pareggio in una partita così. Un pareggio, ecco, quindi so, ok, 2-2 pari, ho fatto anche il video. Non vorrei mai pareggio, perché io ho odiato i derby che pure abbiamo giocato per pareggiarmi negli È un ultimi derby anni, eh. sprecato il derby pareggiato, Io diciamolo. lo odio, io preferisco perdere che pareggiare, Sì, preferisco magari quegli perdere. 0-0 scialbi, fatti con la paura, che schifo. Preferisco fare 0 punti che uno nei derby, questo Certo. te lo posso garantire. Perché poi se perdi c'è anche una reazione a volte d'orgoglio, no? Puoi anche incazzarti, puoi anche sfogarti, puoi anche odiare la tua squadra e poi vorregli ancora più bene. Ma se pareggi sei lì in quel limbo che dici va bene, abbiamo pareggiato il derby, dai, aspettiamo quello di ritorno. Quale può essere l'uomo derby secondo te per il Milan? Ok, Per il Milan, ma io ti dico un Brahim Diaz. e lo vorresti un Garay svincolato come difensore? No, non voglio, cioè dopo l'esperienza di Galliani, dei giorni del Condor, degli svincolati, basta svincolati. Basta. Voglio un mercato, voglio spendere, voglio un mercato ragionato, dove spendi il giusto, senza fretta, senza svincolati, una cosa Con pianificata, i una tuoi cosa bei seria, che giovani, stanno facendo e sono diciamo, contento. con i tuoi giovani. Sì, giovani, assolutamente, mettendoci dentro anche un Colombo, mettendoci dentro anche qualche giovane promessa, qualcuno che strappi così con una botta di culo come il norvegese, va bene E che così, cosa un ne mix di pensi cose. di Auge? Può essere anche lui un po' un outsider? Ma questi sono gli acquisti che vanno fatti, nel senso ci si prova, no? L'hai strappato a 4 milioni. È uno che comunque ha fatto vedere qualcosa di buono, è comunque nazionale, quindi non è l'ultimo degli stupidi. Il calcio nordico negli ultimi anni sta offrendo dei talenti assoluti, quindi perché non provarci? Male che vada, ci hai perso 4 milioni, insomma, non è una roba alla Bertolacci, capito? Ci si prova. Lo Io sono scambieresti d'accordissimo su Eriksen questi. con Calhanoglu o Calhanoglu con Eriksen? Faresti lo scambio No, mai nella vita. Eriksen, secondo me, cioè, è un giocatore sulla via del tramonto, per come la vedo o no? io. È In come la più è in... Esatto, socialdemocrazia scandinava, ha fatto il suo tempo. cioè, forse è poco Adesso fa adatto per... doppietta.
Ma sicuro, vabbè, a parte che ogni volta, scusatemi gli interisti, ma non è che ogni volta che Eriksen prende una traversa devono romperci le palle per 5 anni con la traversa di Eriksen. Ho capito, però dai, andiamo oltre, cioè, Andiamo vediamo, oltre, magari. dice. Grande, allora ti chiedo in chiusura, anzi vi chiedo, iscrivetevi tutti al canale del Bruni, Milanismo Casciavit, che adesso può tornare a fare i Venite. video, vero? Tornerò, tornerò. Tornerà. Sì, Grande torno. Torno, torno. Francesco, ti ringrazio e a presto sul canale. Buon derby e un saluto a tutti. Buon derby a te e a Forza tutti i Milan. milanisti, ciao caro.